Ciao a tutti ragazzi, dopo una discretamente lunga pausa posso dire ben ritrovati. Una pausa che ho preso per, vabbè, intanto per insomma, risistemarmi, diciamo, da tutte le problematiche legate alle festività, quindi vabbè, vi lascio immaginare. E dall'altra principalmente perché comunque non ci sono state uscite memorabili in questo periodo, anzi, io non ho oggetti particolarmente degni di nota che insomma ero pronto a mostrarvi fino ad adesso. Perché appunto adesso è arrivato quello che io considero uno dei miei regali di Natale. È arrivato solamente ora direttamente dal Giappone ed è un oggetto che ci ho messo un po' a comprarlo, era da un po' di tempo che ci stavo dietro, perché non trovavo mai un'offerta che fosse sotto tutti gli aspetti soddisfacenti per me, cioè prezzo, condizioni e tutto. Ci ho messo il mio tempo, però alla fine quella che forse è l'edizione premium che più aspettavo è finalmente tra le mie mani, cioè Metal Gear Solid 3 Snake Eater Premium Package. Dico questo perché Metal Gear Solid 3 per certi aspetti è il mio Metal Gear preferito, per certi aspetti almeno. E questa edizione è veramente bella anche per i contenuti, oltre perché comunque non ha prezzi esagerati, ve lo posso assicurare. Nella fattispecie l'ho pagata dal Giappone da un venditore che insomma è inutile che lo saluto, tanto sicuramente non mi segue, però faccio spesso affari con lui. Io praticamente con 90 euro comprensivo di tutto, spedizioni, dogane che non ho pagato grazie a Dio e ogni altra cosa, me la sono portata a casa. 90 euro. Cioè considerate che le spedizioni dal Giappone, solo quelle, vi costano almeno 20 euro, ma diciamo la più barbona, no? Quella proprio la International, proprio quella più stronza, 20 euro. E mi è arrivato in 15 giorni per dire che dal Giappone non è tanto. E a questo proposito, a costo di sembrare, insomma, da un lato ripetitivo, dall'altro polemico, ci tengo a dire che il prezzo a cui l'ho pagata io è il prezzo che mediamente si trova online. Cioè magari sotto i 100 euro non la trovate bellissima, la mia è perfetta, poi la vedremo meglio, ma come vedrete è in tonsa, infatti mi sono fatto mandare un fottio di foto prima di prenderla. Ma dall'altra comunque a 120 euro la trovate in queste condizioni, ma tranquillamente. Cioè, magari cercatela un attimino in un luogo dove le spedizioni non vi costano un patrimonio, per il resto, secondo me, con 130 euro la portate a casa ed è un prezzo onesto. E invece a me tocca vedere tutti i giorni certi siti, certi venditori che te la picchiano giù di 200 e 300 euro, sempre dall'Italia. Io lo dico sempre, farò un video prima o poi dove ne parlo bene di questa cosa, ci sto lavorando. Io ve lo dico anche qua, poi ve lo ripeterò, cioè, insomma, siate furbi, o almeno non siate imbecilli, cioè, non vale 300 euro questa, è un'edizione molto bella, ma non vale 300 euro, non li vale, punto. Cioè, se li pagate siete stupidi, perché pagate una cosa che non vale. Io non sto dicendo che uno deve pagare le cose, il prezzo che... Ogni cosa ha il suo valore di mercato e va bene, però un conto è il valore di mercato, un conto è fotter la gente, perché se anche questa costasse 80 euro all'uscita, mettiamo caso, cioè certo ha preso valore nel corso degli anni, ci mancherebbe altro, però un conto è pagarla 120, 100, 130, che ancora ci sta, un conto è 300 per le spedizioni, comunque insomma, anche quei 10 euro di pacco celere ve li pagate. Quindi attenzione ragazzi che chi ve lo offre a quei prezzi è un ladro, detto proprio in maniera più chiara possibile. Ma ripeto, poi sul fatto collezionismo e prezzi magari vedremo di tornarci. Fatte queste premesse, io adesso passerei un attimo a vedere i contenuti di questa premium package. Ok, eccolo qua. Come vedete la confezione è tenuta veramente da Dio, cioè vedete non ha nessun tipo di disegno, di difetto. Ma vi posso dire, per esperienza ho notato che questa edizione in particolare è sempre tenuta piuttosto bene. Proprio salvo qualche rara eccezione, ma sono tenute proprio bene. Magari materiale, magari perché è più recente, non lo so, però comunque fatevi sempre mandare delle foto, ma andate sul tranquillo, secondo me. Vabbè, vediamo i contenuti che tanto non sono elencati, se non sbaglio, infatti questa è fatta come quella dell'uno, cioè con l'adesivo dietro che con tipo questi possono essere i precursori degli hashtag, sono tutta una serie di parole chiave legate al gioco. The Fox, Missile, Survival, The Boss, Sokolov. Beh, classico genio del maestro che si palesa anche in questo modo. Ok. Andiamo un po' a vedere all'interno cosa c'è. Oh,
Questo è un artbook che è un po' particolare perché per ogni titolo della serie precedente a questo è uscito un artbook apposta, per il primo e per il secondo quindi, e per il terzo no, perché l'hanno incluso solamente qua dentro, o almeno se c'è in giro non l'ho mai visto il terzo artbook, quindi questo è un ottimo oggetto, poi dopo lo vediamo, tanto si può aprire, sì, ok. Oh, questo sì che, questo è proprio una figata, questo è il modellino dello Shagord. Io pensavo che fosse da montare, perché la scatola, come vedete, è quella dei kit collezionistici, insomma, tradizionali, no? Infatti dicevo, vabbè, ho capito, rimane lì tutto blisterato da montare, perché col cazzo che mi metto a montare e dipingere, a parte che non sono capace. Ma poi c'è, insomma, c'ho anche voglia di rischiare di rovinarlo. E invece, cioè, ve lo faccio vedere subito questo, è già montato, vedete? Vediamo di... La scatola, ripeto, ci tengo a dirlo, è veramente veramente bella, vedete, è piena di illustrazioni anche i lati, con la scala in scala 1 a 144, beh, in effetti è un bel bestione anche nel gioco, e mi sembra anche realizzato molto bene. Sempre che io riesca a toglierlo, naturalmente, perché è cementificato qua dentro. Madonna mia, eccolo qua. Adesso non so se si vede, però è fatto veramente veramente bene. Qua le due trivelle con le quali ti fotte. Il tipo il railgun principale. È veramente molto bello. Semimovente, cioè, tra l'altro, perché si può un pochino, però, insomma, non forziamo la mano. Molto carino questo, comunque, devo dire. Poi diamo un occhio anche all'artbook, già che ci siamo. Ah, ho fatto così. Vedete? Faccio vedere. Oh, eccolo qua. Lo faccio vedere abbastanza brevemente. Eccolo qua il maestro. Tutto il suo splendore. Ah, oh, Shinkawa, anche qui ho avuto il piacere di incontrarlo. Che figata. La carta sembra carta riciclata, tipo come se fosse un dossier di quelli riservati. Molto bello, peccato che è tutto scritto in giapponese, anche le parti scritte sarebbero molto interessanti, ma dura anche andare a interpretarle. Molto molto bello questo. Qua invece c'è la parte con gli artwork fatti su carta diversa. Qui c'è tipo il poster apribile, tipo film, ma vedete? Qua si apre, ma sì, è un disastro richiuderlo, mi sa. Vabbè, ok. Questo ce lo teniamo per buono. Poi c'è questo che secondo me è come quelli che ci sono dentro alla 25 Anniversary, cioè tipo una specie di script, credo almeno in giapponese. Adesso vediamo comunque. Sì, infatti, sono gli script del gioco, mi sa. Come quelli che sono inclusi appunto anche nell'altra edizione che ho mostrato un po' di tempo fa. Sì, in questo si vede che queste edizioni, è vero che sono insomma, solo per il mercato giapponese, ma anche pensate per il mercato giapponese, perché sennò potevano farle appunto in inglese. E invece in giapponese così gli altri si fottano. Poi c'è Metal Gear Solid, beh, il gioco, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, con un artwork differente rispetto a quello europeo e anche americano. Pubblicità della colonna sonora e il manuale come sempre a colori e molto ricco di informazioni di immagini. Che cazzo è sta roba? Boh, vabbè.
roba d'altri tempi proprio. E infine c'è la colonna sonora, che questa è apribile, quindi ma sì, dai, apriamola. Eccolo qua, nuova naturalmente. È tutto fatto in questo stile, no? Quasi anonimo, questo cartoncino grigio che sembrano appunto i documenti confidenziali, così come l'artbook e tutto. Boh, ci sono quante tracce? Ah no, non è una colonna sonora, è il DVD con dentro i trailer del TGS, il trailer delle tre. Ah, ok, giusto. Beh, peccato, la colonna sonora ce l'avrei vista bene, sinceramente. Ok, allora, questo per adesso è tutto per questa ottima edizione che, secondo me, se siete appassionati della serie, veramente con una spesa comunque contenuta, perché, ripeto, 100 euro per un'edizione del genere, oggi è un buon prezzo e la trovate, quindi andate tranquilli. Io direi appunto che è tutto, quindi io per ora vi ringrazio e ci sentiremo presto, perché ho un altro bello oggetto in arrivo, sempre legato a tema Metal Gear, ma preferisco non dire niente finché appunto non ce l'ho proprio qua in camera mia al sicuro. Allora, per adesso vi ringrazio e ci sentiamo presto.